Bene ragazzi, da oggi siamo fuggitivi su questo server. Hanno piazzato una taglia sulla mia testa e tutti i player mi vogliono cercare per uccidermi. Ottimo! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'avventura magica e bellissima sul server più vecchio di Minecraft. Vi ringrazio tantissimo per il feedback dello scorso episodio, abbiamo fatto un sacco di mi piace, sono veramente felicissimo che questa serie vi stia piacendo. E infatti oggi abbiamo il primo episodio di questa settimana. Mi sono fatto male alla mano. Come sempre, se superiamo gli 800 mi piace ci sarà il prossimo episodio. E detto questo, io direi che possiamo iniziare subito. Def Con 1. Ok ragazzi, allora, eccoci qua dove vi avevo lasciato l'ultima volta, ovvero nello scorso episodio. Perfetto, quindi questa qui ragazzi è una navicella spaziale che si chiama Andromeda. L'abbiamo visitata nello scorso episodio, è abbastanza grande, quindi abbastanza bella e tutto. Adesso andremo a visitare invece qualcosa là. Cosa c'è scritto? Non so cosa sia, non so cosa voglia dire. È un se, forse una G? Gutstem, non lo so, ok. Noi comunque lo andiamo ad esplorare lo stesso. Come notate siamo vicini al bioma del ghiaccio. Oddio, che cos'è quella cosa lì? Ok, si può entrare qua dentro. Odious the factory. Ok, vabbè, ci sono un sacco di regole che sinceramente non ci interessano più di tanto. Oh mio Dio. Cobblestone, water. Ah, noi possiamo utilizzare quindi questa farm. Ok, ma io... no. No, grazie. Non voglio dare dell'occhio. Oh mio Dio. Tantissime chest non utilizzate. Sono vuote. Cioè, più o meno vuote. Oddio, vabbè, allora, ragazzi, sono pienissime di cobblestone. Che sinceramente non ci importa assolutamente. Quindi direi che possiamo passare al piano di sotto. Oh, ma qui c'è una chest. Attenzione, no, che non niente. Ok, va bene. Penso sia quindi appunto una sottospecie di farm di cobblestone. Ok, va benissimo. Ragazzi, qualcuno è stato preso per un interrogatorio. Ah... Ah, ok, vabbè, qui c'è il cart. Ok, a posto, possiamo andare via. Ragazzi, allora, volevo parlarvi una cosa abbastanza importante. Prima di tutto, vi chiedo la cortesia di non entrare nel server se volete griffare o rompere, diciamo, le palline ai player, perché è abbastanza inutile, visto che ogni minuto della giornata c'è sempre un moderatore. Qualsiasi cosa fate nel server viene notificato. Se rompete un blocco, viene notificato e rip. Quindi è abbastanza inutile. È inutile che pensate anche di entrarci in 200, perché vi bloccano in automatico. C'è il plugin che vi blocca le azioni. Quindi diventate tipo dei ceppi di legno come quest'albero. Quindi praticamente è inutile. Quindi non griffate, non rompete le palline in giro. Detto questo, direi possiamo andare verso questa casetta, che non so cosa sia. In più vi volevo un pochettino parlare del fatto che ho letto alcuni commenti un pochettino negativi sotto lo scorso episodio. Circa una decina di commenti, quindi non tutti per fortuna, dicevano che il titolo era clickbait. Ne ho parlato un pochettino anche nella mia live di domenica e ho avuto appunto la conferma di quello che pensavo, ovvero che il titolo in realtà non è assolutamente clickbait, perché era una domanda con, diciamo, stupore. Non era un'affermazione, quindi la domanda era appunto: bannato sul server più vecchio di Minecraft? La risposta è stata poi alla fine no, perché me la sono cavata, ma stavo rischiando. Quindi quella domanda è stata la stessa domanda che mi sono posto io quando me l'ho infilato all'interno dell'interrogatorio, ovvero: mi banneranno sul server più vecchio di Minecraft adesso? Quello è il motivo del titolo. Quindi sotto il mio parere e sotto il parere di tutti quelli che stavano seguendo la mia live domenica, non è assolutamente un clickbait. C'è in giro veramente di peggio e quindi credo che proprio il mio non sia stato un clickbait, visto che anche io sul mio canale non faccio clickbait, quando ci sono canali su YouTube che sono praticamente tutti incentrati sul clickbait, perché se no, se non fanno clickbait non fanno visual. Comunque, senza dilungarci troppo, lasciamo questa storia. E che cacchio è questa cosa qui? Oddio, aspettate, me lo ricordo, so che cos'è. Ecco, ragazzi, abbiamo trovato il drago rosso. Drago rosso occhi gialli. Oddio, gigantesco. Ma è fighissimo. No, raga, è bellissima questa cosa qui. È troppo bello. No, raga, aspettate. Qui ci sta lo screenshot.
inutile. Screenshot e copertina. Cosa è scritto? Ground. Oddio, no, qua possiamo andare anche sopra la fiamma. Non mi dici che si può entrare all'interno. Comunque, sì, questo qui, ragazzi, sarà lo screenshot. Questo qui sarà l'immagine di copertina del video. Quindi mettiamoci un attimo qua. Non posso rompere i blocchi, c'ho paura. Perfetto. Ok, fatto. Raga, esploriamo questo drago perché è veramente grande. Vediamo un pochettino allora. Se clicchiamo qua, lift to flame. Eccoci qua. Ecco, uno è stato bannato. Raga, ci sono 20.614 ban. Oh mio Dio. Ok, siamo all'interno della fiamma, della fiammata del drago. Ma ci si può arrivare proprio all'interno della bocca, fatemi capire. No, perché se così è una figata pazzesca. Vediamo la gola. Fighissimo. Qua ci sono ban incoming. Andiamo qua sotto e possiamo andare anche nel subway. C'è una rotaia, quindi è abbastanza interessante. Ok, c'è della redstone, non ci può servire, non c'è neanche un kart. Io volevo vedere cosa succedeva se seguivamo queste rotaie, ma mi sa non lo scoprivano in ore mai, perché sono troppo lunghe da visitare a piedi, ragazzi. Mi sa che porteranno da un'altra parte, vabbè, ormai forse già abbiamo finito. Vediamo cosa c'è scritto qui. Possiamo salire sopra la testa del drago, però qua, ecco, c'è un'altra zona. Non c'è nulla. Lift water. E qua naturalmente c'è la cesta che è bloccata. E qua ci si butta lo schifo, ok. No, saliamo sopra la testa del drago, ragazzi. Siamo all'interno del drago. Mangiamo. Ok. Fighissimo. I denti ce li ha messi veramente bene questo draghetto qui, Lift up. Possiamo andare ancora più sopra, no? Però possiamo scendere all'interno del drago stesso. Siamo all'interno dello stomaco del drago, ragazzi. Ma è bellissimo. E la madò. C'è una pancia grandissima sto qua. Io voglio esplorarlo del tutto. Perché comunque ci sono. Cioè, è abbastanza interessante come struttura, ragazzi. È sempre fatta a mano. Cliccando qua andiamo dietro il drago. Non ci interessa. E qui c'è forse la coda. Ok, sì, si va fino alla coda e basta. Vabbè, penso che possiamo tornare indietro. Non credo che ci sia qualcosa. Cioè, oddio, non lo so. Ormai lo esploriamo, ragazzi. Questa serie è esplorazione, quindi dobbiamo esplorare. Ok, non c'è nulla. Possiamo tornare indietro. Comunque, ragazzi, se tutto va bene, nei prossimi giorni uscirà lo speciale della vaniglia. Lift up. Ah, siamo proprio sopra la testolina del drago adesso. Oh, mio Dio. Oddio, però, che figata, ragazzi. Siamo proprio sopra il drago. Però se scendiamo per di qua, mi sa che non possiamo più risalire, quindi è un problema. Anche se noi non possiamo buttarci poi dall'ala nell'acqua. Sì, facciamo così, ci buttiamo dall'ala nell'acqua direttamente. Comunque, allora, raga, il drago è veramente gigantesco, come state vedendo. Sta per fare anche notte, quella è la coda. Idea che potremmo andare anche verso questa zona, cioè verso questa parte. Facciamo attenzione naturalmente a cadere in un buon punto e non morire a terra, perché se moriamo, rip. Ecco, tipo qua non ci siamo. Possiamo buttarci qui? Ok, buttiamoci. Poi si scopre che c'è il vetro invece. È unlucky. Bene, andiamo verso questa zona. Adesso dovrebbe far notte. Penso che andremo a rifare il comando dello scorso episodio, ovvero good morning era good night. Non mi ricordo. E praticamente ci permetteva di saltare la notte. Che cosa c'è là sopra? Allora sì, stiamo andando praticamente sempre verso quella parte. L'unica cosa che non ho capito di questo server è come sapere se una zona è claimata o meno. Tipo questa casetta sicuramente sarà claimata. Ah, ma qui ci siamo venuti, mi sa. Buongiorno, principessa! Non capisco un pochettino dove siamo e qual è il fatto. Allora, qui inizia forse il bioma innevato, sì. Vedo una struttura. Vedo una struttura in lontananza, ragazzi. Sembra qualcosa di abbastanza grande, mi sa. Ok, ragazzi, sta facendo velocemente notte. Ah, ma raga, mi sa che hanno bloccato il tempo. Guardate. A breve si resetterà. Hanno bloccato il tempo sul gioco. Ecco, visto, si è appena resettato. Guardate l'ombra che sale. Vabbè, ragazzi, oggi il video sarà con questa illuminazione, purtroppo. Oddio, ma è Super Mario! Mi sa, ragazzi, che qui stiamo avvicinando a qualcosa di leggermente grande. Ragazzi, guardate cosa vedo là sotto. Sembrano delle torte. Se ci sono delle torte, io non vorrei che sia abitato questo posto, ragazzi. E sta facendo sempre più notte. Guardate che figata, ragazzi, il drago. Cioè, gli si illumina la bocca e anche le zampe. Un ragazzo per sbaglio ha rotto una torcia. E se la stanno prendendo con lui. Oh mio Dio. Ragazzi, ho appena chiesto se si può fare giorno. Ma guardate come ci linciano, sicuro. Uno ci ha salutato, attenzione. Ragazzi, non c'è possibilità di mettere giorno per ora. Pazienza. Il problema è che qui mi sa che è pieno di fosse. E con la shaders non si vede nulla. Infatti, guardate. Devo fare veramente attenzione. Però, ok, no, questa zona è, non so quanto vecchio sia, ma è abbastanza costruita. Per non dire costruita molto bene. Sto usando un problema. Come ci si sale? Perché c'è un muro alto fatto di lana. Provo un attimo a seguire tutte queste fence che dovrebbero fare, diciamo, da perimetro della zona e vediamo dove arriviamo.
Ecco, dentro un buco tipo. Se era un buco proprio 2x1, eravamo fregati, ragazzi. Ok, perfetto. La vediamo un pochettino andando per di qua. Di più dobbiamo cercare di capire come entrare. Perché qui uno ha tipo ad esempio utilizzato il pillar con la sabbia per superare il muretto che è alto appunto 3-4 blocchi di fatto con la lana. Madonna che figata che è la luna. Volendo potremmo utilizzare, mi sa, quell'albero là. Però dobbiamo per forza aspettare che faccia giorno.